Non uccidetelo, non ancora. Lo voglio vivo. Voglio farmelo. Cerca di non combinare altri guai come con il direttore della tavola. Già, lui è il mio bersaglio. È solo mio. E quindi sarà in merito a rottura di coglioni. Riesci a sentirmi, Solid Snake? È più resistente di quello che pensavo. Sai chi sono io? Ho sempre saputo che un giorno ci saremmo incontrati. L'uomo che mi ha rubato ciò che era mio di diritto. Quello che mi ha rubato tutto dalla nascita. Se sei uno sfigato non è colpa tua. Io. Anzi, non io è colpa sono mia. Quello al quale hai rubato tutte le cose importanti. E ora, dopo il sacrificio dei nostri fratelli, dopo 30 lunghi anni, finalmente io e te ci incontriamo. Il fratello di luce e il fratello d'ombra. Ti serve anche questo DNA? Sì, ne voglio un campione mentre è ancora in vita. Dobbiamo correggere le mutazioni dei soldati genetici. Vuoi dire che allora saremo in grado di curarli? No, per questo dobbiamo mettere le mani sul DNA di Big Boss. Hanno già consentito le nostre richieste? Non ancora. Non cederanno. Sono tutti degli ipocriti. Dal primo all'ultimo. Questa è la tua opinione di Kurda? Mettono sempre per prima la politica. È vero. È per questo che vogliono evitare una qualsiasi fuga di notizie sulla loro nuova preziosa arma nucleare. Capo, sembra che il nostro amico si sia svegliato. Porca troia, siete accorti adesso? Mi fa cazzisti, fanno i fighi. Ma guarda che bella rimpatriata. Non sei d'accordo, fratellino? Oppure dovrei dire fratellone? Sembra che vuol trombarselo, fe. Non che la cosa mi importi, comunque. Tu ed io siamo gli ultimi figli rimasti di Big Boss. Sono io. Davvero? E che hanno detto? Oh, razza di idioti. Molto bene, Raven. Arrivo subito. Le nostre richieste non sono state accolte. Lanceremo il primo missile tra 10 ore, come programmato. Maledetti americani. Non te l'aspettavi, vero? C'è qualcosa di strano. Normalmente gli americani restano sempre seduti al tavolo delle trattative. Probabilmente credono di avere un asso nella manica. Dobbiamo lanciare quella bomba atomica e cavalcarla per entrare con lei nella storia. Devo occuparmi dei preparativi del lancio. Assumi tu il comando, Ocelot. Che fai? Resti a goderti lo spettacolo? No, non mi interessa. È tempo di dare da mangiare ai bambini. Allora preferisci i tuoi lupi al mio show, eh? Ocelot, non combinare guai come con Anderson. Certo, quello è stato un incidente. Non pensavo che uno scribacchino come lui fosse così resistente. Beh, le sue difese mentali erano state fortificate con una terapia ipnotica. Capo, che mi dici di quel ninja? Ha ucciso 12 soldati, chiunque sia... Ma si è citato un ninja! Il bastardo mi ha staccato una mano. Come ha fatto ad arrivare qua? Dalla porta! Forse tra noi c'è una spia. Mantis è morto. Dobbiamo ancora scoprire che cosa ha ucciso Baker e Octopus. Siamo a corto di uomini. Per cui vedi di sbrigarti con questa tortura. Tortura? Questo è un interrogatorio. Chiamalo come preferisci. Ci vediamo, fratellino. Vecchio di merda. Yonda. Scaldami. Ancora di questo mondo. Meryl. Ci vediamo, bellezza. Una volta che ha scelto una preda, non riesce a pensare a nient'altro. A volte si innamora persino prima di ammazzarla. Finalmente siamo soli.
come ti senti? Non male. Ho fatto un bel pisolino su questo letto girevole. Peccato che lo abbia fatto da solo. Sono felice di sentirlo, ma sai, questo non è un semplice letto. Ora ti farò vedere alcune sue interessanti caratteristiche. Dove sono le mie cose? Non preoccuparti, sono tutte qui. Washington ha corso un bel rischio mandandoti qui. Ci deve essere qualcuno che si fida ciecamente di te. Vero, caro il mio portatore? Allora, il Metal Gear è armato con un nuovo tipo di testata nucleare. Perché non chiede a Campbell di raccontarti tutta la storia? Il colonnello? Già che ci siamo. Il presidente Baker ti ha dato un disco ottico, giusto? E se così fosse? Si tratta dell'unico disco. Non ci sono altri dati. Che cosa vuoi dire? Non ci sono altre copie. Se non ci sono, siamo a posto. Meryl sta bene? Non è ancora morta. Probabilmente Wolf si sentiva generosa. Ma se vuoi farla stare meglio, farei bene a rispondere immediatamente alle mie domande. Avevi con te una scheda chiave. Dove sono le altre due? Qual è il trucco che c'è dietro alla scheda? Trucco? Quella vipera di un presidente ha detto che c'è qualche trucco per usare la scheda. Io non lo conosco di certo. Ho capito. Nessun problema. Ora giocheremo, Snake. Giocheremo a scoprire che uomo sei veramente. Quando il dolore diventa insopportabile, tu arrenditi e finirai immediatamente. Ma se lo farai, la vita della ragazza sarà mia. Inizia lo spaccabraccio, come lo chiamo io. Premendo più volte il pulsante cerchio, puoi recuperare le energie. E se invece vuoi arrenderti, premi il pulsante selezione. Quando l'energia vitale scende a zero, la partita finisce. Non ci sono crediti per continuare, amico. E non provare nemmeno con l'autofire. Me ne accorgerei. Snake, è passato molto tempo dall'ultima volta che hai salvato la partita. Già, e allora? Se non riuscirai a superare la tortura, la partita finirà. Hai davvero voglia di ricominciare tutto da capo? Avanti, diciamocela tutta. Perché non ti arrendi? Ora il tuo corpo sarà attraversato da una corrente elettrica ad alto voltaggio. Sai, se dura poco, non ti uccide. Vabbè. Sei un duro, Snake, eh? Ma ho delle brutte notizie per te. Non sei un prigioniero di guerra. Sei un ostaggio. Non c'è la Convenzione di Ginevra. Nessuno ti verrà a salvare. Comincia a sentire novità. Un po' di paura, eh? Bene, è normale. Ok, cominciamo. Allora, comunque, okay, per chi non lo sapesse, l'autofire di cui parlava Ocelot in teoria è praticamente una sorta di funzionalità di cui sono dotati alcuni joypad che io tendenzialmente non vedo più da una decina d'anni. Tecnicamente sono delle neanche opzioni, delle funzionalità che trovi su alcuni joypad e praticamente ti permettono di far premere in automatico un pulsante a ripetizione ad una velocità impressionante. Se avessi l'autofire su questo joypad originale, praticamente cioè la mia vita si riempirebbe in automatico e non dovrebbe avere un cazzo. Non abbiamo ancora finito. Però a quanto pare quel bastardo di Kojima ha fatto di tutto per non farti usare l'autofire. L'autofire, pezzente del cazzo, fe. Nano giapponese. Spacco gli occhiali, fe. Faccio un metal cazzotto. Ai 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 ai, il mio braccino. Stai bene, possiamo continuare. Stavo spiegando le cose ai nostri amici a casa. Dopo che l'ho fatto in modalità hard, questo è niente, cazzo, questo è niente. Lo devo fare 6 volte. Ah, cazzo, non ho sentito che partiva. Carica l'energia, gli HP. Hai una bella resistenza. Resistenza. Possa bastare. Dopotutto, sei il fratello del capo. Tuo fratello è un uomo incredibile. Chi altro potrebbe abbattere due F-16 con un elicottero Hind? Il progetto Les Enfants Terribles
è stato un fallimento, dopo tutto. È un uomo in grado di trasformare i sogni in realtà. Ah. Tecnicamente in questa parte del gioco, in base alla selezione che si fa, cambia, diciamo, il finale. Se mi fossi arreso, Meryl sarebbe morta. Alla fine Otacon sarebbe fuggito con me. In questo caso, dato che io non mi sono arreso, Meryl sopravviverà e Otacon lo prenderà nel culo. Si piglierà un razzo atomico nel culo. Il direttore della DARPA. Che puzza. Dannazione, ho preso il raffreddore. Quella strega mi ha fregato i vestiti. Snake raffreddato, buono, i vermi sono buoni, ricchi di vitamine. Haha. Credevi di farmela, eh? Certo, Johnny. Esattamente. Oh, non sto neanche parlando. Questo è quello che ti faccio, yaha! Ma che cavolo fai? Ma che cavolo fai? Parlo al cellulare, senza consumare credito. Snake, stai bene? Sono stato meglio. Come sta Meryl? L'hanno presa, accidenti! Snake, il governo ha deciso di non cedere alle loro richieste. Stiamo cercando di guadagnare tempo. Andiamo, colonnello, perché non la finiamo di giocare? Mi spiace per Meryl, ma facciamola finita con le bugie. Di che stai parlando? Il Metal Gear è stato progettato per lanciare un nuovo tipo di testata nucleare, vero? L'ha sempre saputo, vero? Perché ha cercato di nasconderlo? Mi spiace. Non riesce a dire le verità spiacevoli. Lei è cambiato parecchio. Metal Gear, ricerca segreta su armi nucleari avanzate. Ne sa qualcosa la Casa Bianca? Quanto è estesa la faccenda? Per quanto ne so, fino a ieri il presidente non era stato informato del progetto Rex. Un segreto per pochi. È questa l'idea. Sono tempi difficili. Perfino le testate nucleari subcritiche stanno sollevando un bel polverone. Il vecchio concetto della negazione plausibile. Esatto. E domani è previsto che il presidente e la sua controparte russa firmino l'accordo START 3. Ah, e questo è il motivo dell'ultimatum. Proprio così, Snake. Ed ecco perché non possiamo permettere che si sappia di questo attacco dei terroristi. Ma ancora non abbiamo ratificato lo START 2 né risolto il problema dei DMT. Ciò ha a che fare con la reputazione del presidente e col ruolo dell'America di superpotenza egemone. Quindi il patriottismo è la vostra scusa per aggirare la Costituzione? Per piacere, Snake. Cerca soltanto di fermarli. E perché io? Perché sei l'unico che può farcela. In questo caso voglio la verità su questo nuovo tipo di arma nucleare. Te l'ho detto prima, non conosco alcun dettaglio. Non le credo. Se la situazione è così seria, perché non cedete alle loro richieste? Lasciamogli i resti di Big Boss. Vedi? Forse c'è qualche ragione per cui non potete farlo. Magari qualche ragione di cui non volete dirmi niente. In pubblico il presidente si è fortemente opposto agli esperimenti eugenici. Non vogliamo che si sappia dei soldati genetici. E questa sarebbe l'unica ragione? Vada al diavolo. Mi spiace. Il cadavere del direttore della DARPA è proprio qui, accanto a me. Poveretto. Ma c'è qualcosa di strano. Anche dall'odore. Sembra morto da giorni. E tutto il suo sangue è stato succhiato via. Succhiato via? Forse per rallentare la decomposizione? Non ne ho idea. Ma il direttore è morto solo da qualche ora, giusto? Già. Eppure ha già iniziato a decomporsi. Che cosa potrebbe esserci dietro? Forse cercavano qualcosa nel suo sangue. Ne dubito. Solo i nanoidi e il trasmettitore. Il direttore gli ha rivelato il suo codice di detonazione? Temo di sì. Pare che abbiano entrambi i codici e siano ormai vicini a lanciare. Dannazione, non c'è un modo per impedirlo. Pare che ci sia un sistema di emergenza capace di scavalcare il codice di detonazione. È una contromisura installata in segreto dall'Armstech. Bisogna sbloccarlo con 3 schede speciali. E dove sarebbero queste schede? Io ne ho una. Ma non so dove siano le altre, per giunta sono chiuso qui dentro. Non abbiamo scelta.
Lascia perdere le schede. La tua priorità numero uno adesso è distruggere il Metal Gear. Mi spiace scaricarti tutto quanto addosso, ma mi sei rimasto solo tu. Esci da lì in qualche modo e raggiungi la torre di comunicazione. Inoltre... Che cosa? So che ti chiedo molto. Meryl, giusto? Già. La salverò. Grazie. Cazzarola. Questo gioco è un film, porco zio. Come storia. Sì, beh, diciamo che il problema principale della serie di Metal Gear, cazzo, che da come si sa potuto notare, cioè, parlano tanto e giochi un po' poco. Ah, fin fine più che altro un... una sorta di film interattivo. È così, pot. McDonald's! Di solito quando un soldato viene preso prigioniero, dovrebbe rivelare solo l'indispensabile. Cioè nome, grado, numero di matricola e data di nascita. Ma tu questo lo sai bene, Snake. Non devi parlare. Fortunatamente sei abbastanza forte da resistere. Non dire nulla che faccia innervosire o arrabbiare il tuo torturatore. Se lo mandi in collera, per te sarà molto peggio. Hai bisogno di conservare le forze. Com'è che... qual era la frequenza di... Bosco Kula? Era... aspetta, Non sono sicuro. No, non era questo. Ho sbagliato. Che palle! Vabbè, allora questa qui. Che palle. Otacon, vabbè, più o meno ero lì. La mimetica ottica. Devo chiederti un favore. Mi serve il tuo aiuto. Mi domandavo quando me l'avresti chiesto. Che dovrei fare? Mi hanno catturato. Sono rinchiuso in questa cella. Quale cella? C'è una grossa macchina da tortura qui vicino. Ok, ho capito dov'è. Arrivo subito. Grazie. Salvami, Otacon. Non c'ho cazzo da fare tanto. Stress. Zitto là dentro. Zitto là dentro. Ehi, è ora dello spettacolo. Ocelot ti vuole. Che culo. Si ricomincia il giochetto sadico? Ok. Te lo dirò ancora una volta. Premendo più volte il pulsante cerchio, puoi recuperare le energie. E se invece vuoi arrenderti, premi il pulsante selezione. Quando l'energia vitale scende a zero, la partita finisce. Non ci sono crediti per continuare, amico. Ho combattuto in Afghanistan, Mozambico, Eritrea e Chad. I guerriglieri Mujahideen mi conoscevano e mi temevano con il nome di Shalashaska. Io sono stato addestrato dalle GRU russe. Non sono come quei buffoni del KGB. Per me non è tortura, è uno sport. Siete tutti un branco di sadici. Non confondermi con quei pazzi in uniforme. Allora, vogliamo cominciare? Ma, preferivo dormire, però vabbè. Okay, il dovere è dovere. Andiamo. Si ricomincia... Povero me. Fin qua tutto bene. Ti è piaciuta questa, eh? Vuoi che continui? Ma, chiedilo a lui. Ah, che giornata elettrizzante. Ne hai abbastanza? Ah. Non abbiamo ancora finito.
Ah, senti come lo dice soddisfatto lui. E si diverte. A parte che se lo facessi anche io le persone che mi stanno sul cazzo, probabilmente lo direi nella stessa maniera. Cazzo, il mio braccio. Stai bene? Possiamo continuare. No. Riesci a sopportarne ancora? Una al massimo. Poi devo andare, non lo so, da un fisioterapista per il mio povero braccio. Grazie. Credo che per ora possa bastare. Noi viviamo in una triste era. Imperialismo, totalitarismo, perestroica. La Russia del XX secolo ha avuto i suoi problemi. Almeno era sorretta da una ideologia. La Russia di oggi non ha più niente. C'è una lotta tra la libertà e l'ordine. Con questo scontro si è generato un nuovo spirito nazionalistico. Il capo ha un amico intimo nel governo russo. Attualmente è a capo della Spetsnaz. Ha già accettato di comprare questa nuova arma nucleare. Hind era solamente un anticipo. Allora, fate tutto questo per denaro? Io non voglio soldi. Voglio la rinascita della Russia. Per creare un nuovo, nobile ordine mondiale. Tutto a posto, Snake? Sì, nulla di nuovo da riferire. Snake, posso fare qualcosa per te? Sì, il braccio mi fa un male cane. Mi spiace, aumenterò il livello di analgesici nel tuo sangue. Va bene, ma è meglio che lasci stare la benzedrina. Mi fa sentire strano. Allora non stai troppo male dopo tutto. Snake, appoggiati il controller sul braccio. Eh? Non preoccuparti, ti farà bene. Che cosa? Ok. Ora procedo. Allora, Snake, come ti senti? Un po' meglio? Ma come hai fatto? Ho stimolato le tue fibre muscolari con le ciglia dei nanoidi. Questo è tutto ciò che posso fare per te. Naomi, per favore, parlami. Dimmi qualcosa che non mi faccia pensare al dolore. Che cosa posso dire? Qualsiasi cosa. Io non sono molto brava con le parole. Ti prego, dimmi qualcosa di te. Di me? È una richiesta difficile. Non hai famiglia. Questo non è un argomento che mi fa piacere discutere. Io non ho famiglia. No, aspetta. C'era stato un uomo che aveva detto di essere mio padre. Dov'è? Morto. Per mia mano. Big Boss. Che cosa? Big Boss? Non l'avrei mai pensato. Non potevi. Non c'erano indizi. È successo a Zanzibar 6 mesi fa. Solo Snake e io sappiamo la verità su ciò che è successo laggiù. Allora è vero. Big Boss era davvero tuo padre. Almeno così ha detto. È tutto quello che so. E sei riuscita a ucciderlo sapendo una cosa del genere? Certo. Ma come? Lo voleva lui. E poi certe persone sentono proprio il bisogno di uccidere. Ma questo è parricidio. Sicuro. È il trauma di cui parlava Mantis. La cosa che abbiamo in comune. E questo è il motivo per cui ha lasciato la Foxhound? Limitiamoci a dire che avevo bisogno di restare solo per un po' e che l'Alaska era il posto ideale. Snake. Neppure io ho mai avuto una vera famiglia. Solo un fratello maggiore che mi ha fatto frequentare la scuola. Ma non eravamo consanguinei e lui era molto più anziano di me. Dove si trova ora? È morto. Mi spiace. Snake, non c'è una donna nella tua vita. Dopo aver combattuto tutte le guerre che ho dovuto combattere io,
È difficile avere fiducia in qualcuno. Nessun amico. Roy Campbell. Mi consideri ancora un amico? Tutto qui? No, ce n'è stato un altro. Frank Jaeger. Che cosa? Il più fedele luogotenente di Big Boss, nonché l'unico membro della Foxhound ad aver ricevuto il nome in codice Fox, Grey Fox. Ho imparato davvero molto da lui. Ma non avevate cercato di uccidervi? Vero, avevamo cercato. È successo a Zanzibar, ma non è stato niente di personale. Eravamo semplicemente due professionisti che lavoravano per fazioni opposte. Questo è quanto. E continuate a considerarvi amici? È tanto difficile da credere. La guerra non è una buona ragione per terminare un'amicizia. Questo è pazzesco. L'ho incontrato la prima volta sul campo di battaglia. Era tenuto prigioniero a Outer Haven, ma non mi sembrava un vero prigioniero. Era sempre così freddo e compassato. Io ero ancora inesperto e lui mi ha spiegato i trucchi del mestiere. Lo conoscevi bene? No, non abbiamo mai parlato della nostra vita privata. Era una specie di regola non scritta. E la volta successiva che ci siamo incontrati nel campo di battaglia, eravamo nemici. Ci siamo affrontati a mani nude in un campo minato. So che per molti può sembrare strano, ma eravamo semplicemente due soldati che facevano il loro lavoro. È un po' come uno sport. Gli uomini e i loro giochini. Siete come animali selvatici. Hai ragione. Noi siamo precisamente animali. Se eravate amici, come spieghi il comportamento del ninja? Non so spiegarlo. Sono i vostri geni. Vi predispongono alla violenza. Ti piace proprio parlare di geni, eh? Naomi, come mai sei finita nella ricerca genetica? Perché non ho mai visto i miei genitori, né ho mai saputo che faccia avessero. Forse sono finita qui perché volevo capire le ragioni per cui sono come sono. E così ti sei messa a studiare il DNA? Sì. Ho pensato che se avessi studiato la mia struttura genetica avrei scoperto chi sono davvero. Pensavo che analizzando le informazioni contenute nei geni di una persona avrei potuto dare un senso alle zone d'ombra nella sua memoria. Perché la memoria si trova nel DNA? Non ne siamo ancora sicuri, ma sappiamo che il destino genetico di una persona è stabilito unicamente dalla sequenza dei quattro nucleotidi del DNA. Allora tu sai tutto del mio destino, perché tu conosci perfettamente la mia sequenza DNA, giusto? Il tuo destino? Mi spiace davvero. Non ne ho la minima idea. Certo che no. Sei una scienziata, non un'indovina. Adesso cazzo devo fare? La mia pancia! Dannazione! Johnny se ne va al cesso. Fammi uscire di qui. Lasciami, mi fai male. Muoviti. È così che chiedi un favore a un amico? Lasciami. Gesù, sembra una gabbia di un animale. È tanfo. Guarda quell'uomo. Eia, è il direttore della DARPA. Eia. Se riesci a tirarmi fuori di qui, presto me ne starò disteso accanto a lui. Questa serratura non si apre con le tessere di sicurezza. Serve una chiave come quella che ha il soldato. E allora che sei venuto a fare qui? Io pensavo che tu avessi fame. Se hai bisogno di cibo, te ne posso portare dell'altro più tardi. Ah, ho trovato questa tessera di sesto livello. Ti servirà per uscire dalla sala delle torture. Ecco, prendi anche questo. Che cos'è? È un fazzolettino. Me l'ha dato Sniper Wolf. Perché? Non lo so, ma è stata carina con me. Questa mi sembra la sindrome di Stoccolma.
Ero io che mi prendevo cura dei cani qui. Quando sono arrivati i terroristi, volevano abbatterli tutti, ma Sniper Wolf li ha fermati. Mi ha persino permesso di nutrirli, quando gliel'ho chiesto. Se ama i cani, deve essere una brava persona. Non farle del male, per favore. Apri gli occhi, è stata lei a sparare a Meryl. Beh, questo è tutto quello che posso fare. Stanno per lanciare una bomba atomica, capisci? Li devo fermare. Allora dovrai andare oltre la torre di comunicazione. Per prima cosa devo uscire di qui. Avanti, sto facendo del mio meglio. La guardia ha la chiave, devi farla fuori. Ehi, io non sono un soldato, non posso fare fuori nessuno. Devi farlo. Mi ucciderà. Oh cavolo, sta tornando indietro. Ci vediamo più tardi. Aspetta. Che palle. Chiaro, faccio il pomodoro. Corre come un frocio. Gli oggetti di Snake. Ok. Per raggiungere la base sotterranea dove si trova il Metal Gear, dovrai scalare la torre di comunicazione sul lato nord della caverna. Ora che hai di nuovo le tue cose, sarebbe meglio dargli un'occhiata. Se qualcosa non ti funziona in combattimento, potrebbe costarti caro. Snake, presto! Sali alla torre di comunicazione. Minchia. Mi hanno dato tutto, che simpatici. Vicino, Snake. Ocelot, pagherai per questo. Oh, se la pagherai. Per raggiungere la base sotterranea dove si... Aveva le sette balle.